Scrivi l'equazione del fascio generata dalle rette di equazioni 2x più y meno 1 uguale 0 e 4x più 2y più 3 uguale 0 e trova, domanda A, l'equazione della retta che passa per il punto P di coordinate 2, 0. Domanda B, l'equazione delle rette che incontrano gli assi in due punti A e B, tali che l'area del triangolo AOB sia 1. Domanda C, l'equazione della retta perpendicolare alla retta di equazione x meno 3y meno 1 uguale a 0. Questo è un altro problema riguardante i fasci. Ci sono due rette, subito guardiamo una cosa però. Che rette sono? Sono due rette parallele, perché hanno lo stesso coefficiente angolare. Vi ricordo che data una retta espressa in forma implicita, a x più b più y più c uguale 0, il coefficiente angolare si può trovare dalla formula m uguale meno a fratto b. Se ve lo calcolate in entrambe, viene meno 2. Meno 2 su 1, meno 4 mezzi è sempre meno 2. In entrambi i casi m è meno 2. Quindi potremmo scrivere il fascio in questa maniera: 2x più y più k uguale 0, ma anche se preferite, visto che ci servirà poi per la domanda B, per la domanda B soprattutto, se preferite possiamo anche scriverlo così. A questo punto abbiamo un 2x più 4kx, quindi abbiamo un 2 x che moltiplica 1 più 2k, poi abbiamo un più y più 2ky, quindi un più y che moltiplica un altro 1 più 2k, k deve essere diverso da meno un mezzo, 1 più 2k deve essere diverso da 0, in quanto altrimenti si ottiene un'equazione impossibile, poi abbiamo un 3k meno 1 che è il termine noto, questo uguale a 0, questa è sicuramente l'espressione del fascio di Pollock, ma si può anche scegliere quello. Per rispondere infatti alla domanda relativa alla lettera A, ovvero ci chiedono scrivi l'equazione della retta, vedete, retta del fascio, fascio improprio, scrivi l'equazione della retta passando nel punto P i coordinati ci dicono 2, 0. Bene, basta mettere qui al posto della, questo è un 2x più 2k, ho scritto 2x più y più k uguale 0, è l'equazione di un fascio ridotto improprio, ad esempio, no? Al variare dell'intercetta k. Notiamo che per k uguale 0 si ottiene proprio una retta del tipo y uguale meno 2x, retta che passa per origine secondo quarto quadrante. Potremmo anche, se volete, rappresentarla. Tutte le altre sono rette parallele a sta retta qui, eccola, questa è la retta del fascio per k uguale 0, 2x più y uguale 0. Vi dicevo, qual è quella retta del fascio che passa per il punto P di coordinate 2, 0? Beh, basta mettere al posto della y 0, al posto della x 2, 2 per 2 è 4, viene che k più 4 uguale a 0, quella corrispondente al punto P, quella che passa per il punto P 2, 0, che sta poi sull'asse mia, se positivo, delle x. K uguale meno 4, la retta è 2x più y, è questa, quindi 1, 2, 3, 4, è una parallela a questa che passa, eccolo qua, che intercetta, eccolo qua, pari a meno 4. K uguale meno 4. E la risposta quindi relativa alla domanda è 2x più y meno 4 uguale 0. E diciamo che in questo caso abbiamo potuto sfruttare l'espressione del fascio ridotto. Per il discorso della domanda B invece dobbiamo ragionare un attimo. Se qua abbiamo un'infinita retta parallele e ci dicono che sta rette, trovare quelle rette del fascio che incontrano gli assi di punti A e B tali che l'area del triangolo AOB sia nullo, beh, ma allora scusate, supponiamo che sia questa, guardate, vedete, supponiamo che questa sia B, questa è l'origine, questa è A, che triangolo è? Sicuramente siamo un triangolo rettangolo, di base o A è altezza o B, l'altro cateto, quindi A per B diviso 2 sarà l'area che andiamo a porre pari a 1, cioè, cosa significa in questo caso? Significa che, cominciamo con l'intersezione con l'asse dell'X, se intersega l'asse X vuol dire che non ci sarà... Il punto A avrà coordinate x0, ma visto che sta qua, ma allora vuol dire che se il punto è x0 non c'è la parte con y, quindi vorrà dire che 2x per 1 più 2k più 3k meno 1 è 0, così come il punto B che ha coordinate di sicuro 0y, quella vostra volta avremo che non c'è la parte con x, quindi avremo che y sempre per 1 più 2a per 1 più 2k più 3k meno 1 uguale 0. Ci troviamo la x e la y,
avremo l'espressione dei due, della base dell'altezza, dei due cateti. Perché in un caso, guardate, x qui è x qui è 3, 1, portando 3k meno 1 a destra, è 1 meno 3k. Diviso 2 che moltiplica 1 più 2k, ovviamente 1 più 2k deve essere diverso da 0, quindi scriviamo per ogni k diverso da meno un metro, questo è importante scriverlo. Mentre l'espressione della y, portando 3k meno a destra, dividendo per 1 più 2k che è diverso da 0, è chi è? L'altezza è 1 meno 3k diviso nuovamente 1 più 2k. L'area è x per y diviso 2 e tutta questa la poniamo pari a 1. Cioè x 1 meno 3k diviso 2 che moltiplica 1 più 2k per y che è 1 meno 3k diviso 1 più 2k ho tutto diviso 2 quindi per un mezzo, quindi fatemi mettere qui un 2 che è 2 del diviso 2 dell'area, tutto questo è uguale a 1. Base per l'altezza diviso 2 per un mezzo uguale a 1. Moltiplichiamo cosa otteniamo? Guardate, facciamo i conti, otteniamo due valori di k che messi nell'equazione del fascio ci forniscono le due rette richieste. Che è molto facile, no? Cioè, il quadrato di 1 meno 3k, ovvero 1 meno 3k per 1 meno 3k, diviso 2 per 2 è 4, che moltiplica il quadrato di 1 più 2k uguale a 1. Visto che 1 più 2k è diverso da 0, moltiplichiamo entrambi per 4, che moltiplica 1 più 2k al quadrato. Cioè abbiamo 9k al quadrato meno 6k più 1, che è lo sviluppo di 1 più 2k al quadrato, sta a sinistra, è uguale a 4 che moltiplica 4k al quadrato più 4k più 1, che è lo sviluppo del quadrato di 1 più 2k, sta a destra. Attenzione adesso. 4 per 4k è un 16k al quadro. Portiamo questi termini a destra, quindi creiamo un segno. 16k al quadro meno 9k al quadro è un 7k al quadrato. Prendiamo un 4 per 4, 16k. 16k più 6k è un 22k. Infine, 4 per 1, 4, meno 1, 3. Bene, abbiamo portato 9k quadro meno 6k più 1 a destra e le abbiamo cambiate di segno. Applichiamo la regola risolutiva o anche, se volete, visto che 7 per 3 fa 21, volendo, vogliamo fare, potremmo scrivere questo come, dunque, 7 per 3 è 21, potremmo scrivere, vabbè, non ci... Facciamo la regola risolutiva, non se ne parla più. K12, la ridotta, è meno b mezzi, quindi meno 11, più o meno. Dunque, 11 al quadrato è 121, meno ac che è meno 21, diviso a che è 7. Visto che 121 meno 21 è 100, e la radice di 100 ovviamente è 10, abbiamo un meno 11 più o meno 10, tutto diviso 7. Da cui, meno 11 più 10 fa... meno 1, meno un settimo è un valore meno 21 settimi, ovvero meno 3, è l'altro valore. E quindi abbiamo ottenuto i due valori di K, che sono K1 uguale meno un settimo e K2 uguale meno 3, no? K1 uguale a meno un settimo, K2 uguale a meno 3. Li mettiamo qui e abbiamo finito. E avremo la risposta B. Avete capito? Occhio quindi a questa domanda, era interessante. Cominciamo, K1 uguale a meno un settimo. Abbiamo che, potremmo tranquillamente metterla lì, mettere lì, quindi ottenere le due rette richieste, però in questo caso direi di metterle qui, non verrebbe così, perché questa comunque è un'espressione ridotta che... è meglio farlo così come ce lo dice il testo, quindi avremo che 2x per 1 meno 2 settimi, perché sarebbe un 2 per meno un settimo, più y che moltiplica un 1 per meno 2 settimi, abbiamo poi un più 3 per meno un settimo, viene un meno 3 settimi,
meno 1 uguale 0, ovvero otteniamo che dunque 7 settimi meno 2 settimi è un 5 settimi, un 2x per 5 settimi più y sempre per 5 settimi è lo stesso. Lì viene 1 meno 10 settimi, che è meno 3 settimi, meno 7 settimi è un meno 10 settimi uguale 0. Direi di moltiplicare per 7 entrambi i membri, tenendo conto che 7 per 0 fa 0, otteniamo l'equazione di una delle due rette, quella cioè relativa al valore di k1 uguale meno 1 settimo, ovvero 1 10x più 5y meno 10 uguale 0, ovvero semplificando, ovvero dividendo per 5 entrambi i membri, tenendo conto che 0 su 5 fa 0, otteniamo un 2x più y meno 2 effettivamente uguale 0. 2x più y meno 2 uguale 0 è la prima delle due rette relativa alla domanda B. L'altra invece dobbiamo, è quella che è ottenuta per k uguale meno 3. Vediamo qual è, mettiamolo lì, viene un 3 per meno 2 è 1 meno 6 più 1, 5 meno 10x. Nuovamente abbiamo un 3 per meno 2 è un meno 5y, meno 10, che sarebbe un meno 3 per 3 meno 9 meno 1 meno 10. Molto simile, dividiamo per meno 5 entrambi i membri di questa equazione, 0 su meno 5 è 0, otteniamo un 2x più y più 2 effettivamente uguale a 0, che è l'altra, ed è anche quello che c'è infatti nel risultato del test. Infine, domanda relativa alla lettera C, molto semplice, perché ci dicono di trovare quella retta del fascio, ripeto, il fascio improprio è questa qua, ripeto, il fascio improprio perché le due rette assegnate, le generatrici sono parallele, l'equazione della retta perpendicolare alla retta x meno 3y meno 1 uguale 0. Vi ricordo che le due rette sono perpendicolari se hanno coefficiente angolare pari all'1, l'antireciproco dell'altro. Visto che questa retta qua, che è x meno 3y meno 1 uguale 0, che coefficiente angolare ha? M è sempre meno A fratto B, guardavo se ho scritto la retta giusta, sì. Chi è M di questa retta, che non ci chiamo? È meno A, quindi meno 1, diviso B, che è meno 3. Dunque, M di questa retta quindi è un terzo. Vuol dire che meno 3 sarà il coefficiente angolare della retta ad essere perpendicolare. M uguale meno 3. Dunque, troviamo un attimo il valore di M. Dunque, M in questo caso è però meno 2. Ma allora, domanda. Se le rette del fascio, di questo fascio improprio, sono tutte rette parallele a questa retta qua, avranno tutte coefficiente angolare pari a meno 2, no? Meno 2 su 1. Ma allora non potranno mai esserci rette perpendicolari a questa, perché le rette perpendicolari a questa hanno coefficiente angolare pari a meno 3. Non è possibile. Non ci sono quelle rette di quel fascio aventi, non è possibile trovare rette di quel fascio aventi coefficiente angolare pari a meno 3. Non sarebbero rette di quel fascio. Quindi la risposta infatti non esiste. Perché, ripeto, tutte le rette di questo fascio improprio hanno sicuramente, necessariamente, coefficiente angolare pari a meno 2. Non è possibile che ci sia una retta avente coefficiente angolare pari a meno 3, che è quella che sarebbe perpendicolare a questa che ha coefficiente angolare pari a un terzo. Quindi la risposta è non ci sono rette perpendicolari alla retta di equazione x meno 3y meno 1 uguale 0. Alla prossima.